bentornati sul mio canale, io sono Rich Dominus e oggi andremo a vedere un altro episodio di questo fantastico capitolo e questo fantastico gioco di One Punch Man a Nobody Knows. Bene, eccoci qui. Come sempre, ripartiamo qui dalla piazza del centro città e quello che dovremmo fare è praticamente portare il contributo a un livello richieste, livello 300. Ci suggerisce il menu rapido di completare missioni del quartier generale, missioni della filiale e incarichi. Sconfiggi l'essere misterioso. You don't mind if I break you, do you? It's time to do this! Mettiamoci all'opera. Tanks of Tiger! Yes. Where are you going? Wait, you little bastard! Sta arrivando Tanks of Tiger. Never fear! Tank Top Stay Tiger right is here! Try blocking this! Hold up! What the hell is this? I'll murder ya! Whoa. Stay right there! Try blocking me! Where are you going? Try blocking me! Try blocking me! Beh, direi che... All right! Guess I've gotten a bit stronger, huh? Tanto di essere diventato un po' più forte. Non è male una valutazione, dai. E intanto si va a livello 6. Porca miseria, per poco arrivavo a livello 2. Se volete ci sta due, se volete non mi volete, eh? Stavo con il bronzo. Ok. È appena arrivato un'email. L'email è arrivata dal quartier generale dell'associazione Eroi e l'oggetto è sbloccare l'area abbandonata. C'è scritto: si richiede il tuo intervento per risolvere un problema nell'area abbandonata. Parla con il funzionario AE nella zona centrale per avere altri dettagli. Se avrai successo, l'area abbandonata potrebbe essere riaperta. Contiamo su di te. Beh, quindi a questo punto credo che abbiamo sbloccato un'altra parte della città. E nuovi incarichi nell'area centrale. E guardo il giunto, ma noi abbiamo ancora un altro scopo. Tougher than most humans I've met. Cazzinatore. But hey, don't let it go to your head. Mostrerò i risultati del mio allenamento. Oh, che bello! Stinger sta venendo in aiuto di Dominus, il nostro eroe del mondo di Spider-Man. Here I come! Hold up! What? Run! 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 You were... Non ho di cassetta con mantenendo le paraggi, evitare di farsi coinvolgere. I'm here to help! No! Eccolo! Snake Man! Try blocking me! Pushing your luck! Here I come! Here I come! Yeah. Try blocking me! Take this! Try blocking me! È bellissima questa mossa. That went well. You're strong. Oh, perhaps the strongest I've ever encountered. Valutazione F, attenzione. E qui, porca miseria, per poco a livello 7. Però passiamo al livello 2. Allora, livelli di tipo di combattente. Utilizzando più volte lo stesso tipo di combattente otterrai esperienza attiva e ne aumenterai il livello. Ogni tipo di combattente ha un proprio livello, quindi ti conviene concentrarti soprattutto su quello che vuoi far crescere.
aumentando il livello di un tipo di combattente puoi aumentare il numero di slot colpo mortale disponibili, aggiungere azioni utilizzabili in battaglia. Salire di livello migliora anche le tue capacità di combattimento, quindi se non riesci a sconfiggere un certo avversario, provi ad affrontare una volta raggiunto un livello più alto. Ok. Contributo siamo 460, credo che le persone 300, credo che noi per adesso siamo a posto e possiamo andare al quartier generale e parlare, se non mi sbaglio, con Tutorial Man. Ok. Meno male che sei qui. È una richiesta urgente, quindi sarò breve. Una banda di criminali violenti sta devastando l'area abbandonata. È chiusa per chi è pericoloso. Ma siamo venuti a sapere che un anziano è stato rapito da quelli violenti. Da allora non abbiamo più notizie. Potresti andare a salvarlo? Già che ci sei, potresti anche pensare a sgominare quella banda. Scusa, pensavo a voce alta. Comunque sia, recati subito sul posto. Buona fortuna, Ram. Molla tutto quello che hai, vecchio. Tanto poi ti rifarai con la pensione. Porca miseria, questi tre non sanno chi hanno di fronte. È la seconda persona più forte dell'universo di One Punch Man. Non che il secondo in classifica degli eroi del quartier generale associazione della classe. Tacci tutti i soldi e ti lasciamo andare. Oppure preferisci non rivedere più i tuoi nipotini? Noi non ci facciamo scrupoli davanti a nessuno. Chi è più debole di noi deve obbedirci. E cielo, immagino che voi altri non accettiate a sé, giusto? Beh, questo vecchiaccio deve essere fuori di testa, eh? Ma che... è uno di quei dannati eroi? Da dove sbuca? Oh, arriva la cavalleria. Puoi dare una mano a questo povero vecchietto? Sarà una mezza cartuccia di classe C. Preparati a una bella ripassata. Noi usiamo le arti marziali per prenderci ciò che ci pare. Siamo la banda più dura del quartiere. Forza ragazzi, prima il dovere e poi il piacere. Stay right, what? 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 Hold up! What? What? Hold up! Here it goes! What? 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 Try blocking this! What? How about this? Try blocking this! This is getting pretty tough. Ah! Stay right there! Stay right there! What? Damn it! Not like this! Hey! Hang in there! What? Try blocking this! Hey! It's serious! Things aren't good! Allow me! No! Wide open! Didn't I'm exhausted! Never rush a fight! You need to hit the dojo! Bella è questo personaggio, chi diavolo è questo vecchio? Non ditemi che è Silver Fang, l'eroe di classe S. Finiamo via presto. Hai senso della giustizia e grande forza di volontà, notevole, ma per quanto riguarda forza e abilità hai ancora molta strada da fare. A questo proposito, ti interessano le arti marziali? Certo che sì. Davvero? Beh, è naturale, visto che sei alle prime armi. Ti va un piccolo scontro d'allenamento? C'è chi pagherebbe per un'occasione così, sai? Forza, mostrami che sai fare. Non preoccuparti, è una lezione dimostrativa. È totalmente gratuita. Oh, ci troviamo a scontrarci contro Silver Fang, il secondo classificato della classe S. È una leggenda nel suo campo.
Take this! What? Going up! Here comes! What? Matricola, non è una cosa che dico a tutti. Ma tu hai del potenziale. Sono proprio curioso di vedere fin dove arriverai. Beh, collega, a presto. E facciamolo se ce ne sarà l'occasione, ok? Porca miseria, è durato 2 secondi. You're strong! Perhaps the strongest I've ever encountered! Tutto un'altra spanna, proprio a tutto un altro livello. Comunque, mi ha dato un'altra classificazione di livello S. E io prendo, becco e porto a casa. Grazie mille per il tuo eroico intervento. Come? Non c'era bisogno di un salvataggio? Tutta la banda era già stata sgominata? Dalla persona che avevano rapito? Bella battuta. Dai, è impossibile. Scherzi a parte, è incredibile che tu abbia sistemato tutti quei delinquenti. Niente male per un eroe in erba. Inoltre, questo ci consente di riaprire l'area abbandonata. Se ci saranno altri problemi, correrò da te. Hai sbloccato l'area abbandonata. Hai salvato l'anziano e sbloccato l'area abbandonata. Quasi livello 8 addirittura. È a metà del livello 2. Tra il 2 e il 3. Non male. Sono salito parecchio, sono salito. Il contributo che continua a salire, arriviamo a 560. Hai aumentato la socialità con Silverfang. Forse se la porta in macchina, forse mi diventerà maestro, non lo so. Se piacere con i famosi, a volte in città appaiono degli eroi famosi. Esistono missioni e incarichi che richiedono di interagire con questi eroi, e ciò farà aumentare la socialità nei loro confronti. Maggiore è il livello di socialità nei confronti di un eroe, più è probabile che ti venga a trovare a casa. Puoi verificare la tua socialità con ciascun eroe nel registro degli eroi del menu città. Ah, ecco perché hai sbloccato un nuovo personaggio, in realtà puoi usarli negli incontri classificati a squadre e nelle battaglie di lui, ma senti che canti. Colpo mortale appreso, artiglio indistruttibile. Wow! E per giocare colpi mortali, completando missioni o incarichi legati a un eroe famoso, potrai apprendere colpi mortali. Per usare i colpi mortali che hai appreso devi prima impostare. Premi option per aprire menu città, puoi imposte colpi mortali, negli slot della schermata il mio eroe per usare. Passare del tempo con vari eroi è fondamentale per la tua crescita, quindi cerca di accettare ogni tipo di incarico. È quello che andremo a fare. Nel frattempo ci è arrivato un altro mail, battuto dal mondo. Oggetto a entrare nell'area abbandonata. E ci scrive: ho saputo che l'area abbandonata è stata aperta. A quanto pare per entrare basta parlare con il funzionario e nell'ingresso. Dicono che sia anche merito tuo. Congratulazioni. Bene. Questo è tutto. L'episodio di oggi si conclude qui. Io vi ricordo di iscrivervi al mio canale Cdominus su YouTube e su Twitch, mi trovate. Cliccate la campanellina grigia, così che quando io caricherò e farò live, caricherò video e farò live, voi potrete sempre avere la notifica e quindi essere informati sui nuovi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Qui è tutto da Cdominus. Alla prossima. Ciao.